Eccolo, sono Gianmarco e sono uno dei 300 e ho avuto la possibilità di provare in anteprima il percorso della Pelpi Trail 2024, tracciato corto da 13 km in questo bellissimo paesino che è Bedogna in provincia di Parma nella splendida Valtaro. Vedrete che il percorso è spettacolare, ripeto, questo è il percorso corto che è leggermente più di 13 km, 310 metri di dislivello positivo, quasi tutto il dislivello si va a fare nei primi 6 km, vedrete che infatti arriviamo subito a 260 metri di dislivello positivo fatti nei primi 7 km. Non lasciatevi ingannare, il percorso è veramente vario, anche nella prima parte, e anche se soltanto con 13 km è veramente un percorso che cambia ogni chilometro. Qui vi faccio vedere un po' com'è il paese, in realtà non sarà proprio qui che si passerà durante la gara, ma chiaramente chi vorrà visitarlo ne potrà apprezzare gli scorci. Oltre alla gara da 13 km ci sarà anche la gara di 25 km, qui ho la fortuna di essere iscritto, 1100 metri di dislivello, alcune parti di questo percorso saranno fatte anche da me durante la gara. Come vedete Bedogna è un paesino piccolino in provincia di Parma, in Valtaro, ha delle vie caratteristiche particolare, sia il centro del paese sia il colle di San Marco, dove potremo passare dietro al seminario vescovile, ma che vi invito a visitare perché è sede di diversi musei, e anche solo la basilica col suo tetto a cupola è veramente particolare, non si trovano chiese di questo tipo sicuramente in provincia di Parma. Qui incominciamo già ad andare sul vivo, perché saliamo proprio dal centro del paese e andiamo sul colle di San Marco per poi andarci a infilare nella vegetazione, nei boschi. Non spaventatevi, in queste riprese io sono andato con un tempo un po' uggioso, non sembra, ma queste riprese si riferiscono alla primavera, ho preso proprio una giornata brutta, ma vedrete che con il sole è ancora più bello. Qui il primo strappo l'abbiamo passato, speriamo indenni, siamo dalle parti dell'istituto Ipsia sul colle di San Marco,
incominciamo a intravedere la basilica e abbiamo tempo di tirare un po' il fiato, se, come ad esempio subisco io, la frenesia della partenza e un po' l'adrenalina che mi sale nei primi momenti, tendo sempre a partire molto più forte di quello che dovrei, avendo questo primo strappo che è veramente qualche centinaio di metri, possiamo un po' respirare. Vi mostro anche il percorso di gara, così avete chiaro il giro che è in senso orario. Vediamo intanto che possiamo respirare un po' correndo in piano lungo questo viale alberato con questi bei pini, il profilo altimetrico che, come vi dicevo, si sviluppa prevalentemente nella prima parte, ma è molto vario, quindi non uccide le gambe subito. Se posso comunque dare un consiglio, prendetela con filosofia, specialmente all'inizio, perché dopo la prima metà di gara chi ha gambe per correre e correre forte potrebbe veramente fare il vuoto dietro di sé in una gara così corta, ma volendo anche molto veloce sul finale. Vi metto anche la tipologia di strade e superfici che andremo a toccare nel fare il giro corto, questi 13 chilometri. E stiamo per abbandonare il pezzo asfaltato, già siamo sopra al centro abitato di Bedogna e ci stiamo un po' per andare ad inoltrare nella vegetazione. Come potete vedere da questo primo sentiero, solitamente il terreno intorno a Bedogna è un terreno morbido, soffice, può diventare un po' fangoso, un po' scivoloso, quindi a seconda delle condizioni meteo utilizzate una scarpa con un tacchetto adeguato, anche se non siamo in condizioni di altissima o alta montagna, non sottovalutate, specialmente se correte forte o se avete delle difficoltà, come posso ad esempio averle io in discesa, dove sembro un po' un nonno che corre, metto sempre una scarpa adeguata, sapendo che io tendo a scivolare specialmente in discesa.
ora stiamo salendo al centro di una frazione di Bedogna chiamata Ceio, famosa proprio per questa strada in salita che si inerbica qua decisamente in salita. Anche in questo caso è un leggero strappo. Chi vuole rimanere nella pancia del gruppo, consiglio di prenderla anche in questo caso con tutta la calma, perché è un pezzo su asfalto, potrebbe essere lungo a camminarlo, ma credetemi, dopo avere una gamba fresca e riposata vi farà sicuramente guadagnare posizioni. È anche una scusa poter camminare per godere del paesaggio, che qui è veramente notevole. Si riesce ad arrivare a vedere anche il castello di Compiano, che è un'altra meta che vi consiglio di visitare intanto che siete a Bedogna e in Valtaro in generale. Finalmente siamo oltre il terzo chilometro e da qui l'asfalto l'abbiamo praticamente abbandonato, se non in un pezzo oltre la metà e proprio per il pezzo finale prima dell'arrivo, e ci possiamo buttare in discesa lungo un sentiero perfetto perché soffice, senza la presenza di sassi o radici. Qua si può veramente andare forti e vi ripeto, il paesaggio è incredibile. Si passa tra poco di fianco a svariate piccole cascate che sono molto folcloristiche. Ed eccomi giunto al quinto chilometro. Qui siamo in prossimità di una delle salite più pendenti di questo percorso. Un'altra forse l'abbiamo fatta in precedenza su asfalto. Qua il terreno è leggermente più sassoso, non direi certo un terreno tecnico, ma comunque fatto così in salita non dovrebbe creare nessun tipo di problema a nessuno. Anche in questo caso armiamoci di pazienza, non è
una salita troppo lunga, è giusto uno strappo che poi ci porterà a fare una bella e lunga discesa, però bisogna sempre portare rispetto quando c'è una salita di questo tipo. Poi grazie a questa sorta di sali e scendi, ma sempre su un terreno soffice e non troppo complesso, possiamo veramente divertirci. Chiaro è che chi vuole arrivare bene, chi vuole arrivare nelle prime posizioni, essendo il sentiero abbastanza stretto, si deve dar da fare nei chilometri precedenti per guadagnare la testa del gruppo e non rimanere quindi un po' imbottigliato da un certo traffico che potrebbe trovare nelle retrovie. Spero che dalle immagini si capisca quanto è veramente bello il percorso, quanto gli scorci che si vedono in una gara di così pochi chilometri, così modesto dislivello, ci possono regalare. Qui siamo sopra l'abitato, sempre una frazione di Bedogna, di Cavignaga. Andiamo a fare uno degli ultimi, diciamo, strappi in salita che ci regalerà questa gara, che poi sarà tutto un sali e scendi. Qui il terreno è leggermente più tecnico per la presenza di sassi, ma anche in questo caso in salita non dovrebbero dare problemi a nessuno. Thank you.
sbuchiamo dal bosco intorno al sesto chilometro, dobbiamo fare proprio una piccola bretella che ci porta poi a godere di un sentiero che io personalmente in allenamento faccio spesso nella direzione opposta, ma che trovo veramente bello e vario. Può diventare veramente velocissimo se fatto in questa direzione in basso, non presenta difficoltà, diciamo, credo, di nessun tipo, è veramente divertente da fare. Abbiamo terminato questo primo sentiero, questa prima bretellina che ci porta ancora alla frazione di Cavignaga. Passiamo di fianco a questa birreria artigianale, tagliamo per evitare il centro della frazione perché ci stiamo per immergere in un nuovo panorama, se vogliamo ancora migliore dei precedenti, ancora più vario. Siamo intorno all'ottavo chilometro e come potete vedere qui l'ambiente che ci circonda ricorda molto i paesaggi che potremo trovare in America, con un sentiero in terra battuta, nessun tipo di difficoltà. Prestiamo attenzione soltanto se come me siete stati sfortunati, avete preso una giornata un po' umida, perché in certi posti possono esserci delle pozzanghere importanti.
qui ci troviamo sempre in un sentiero che collega Bedonia dalla sua frazione di Cavignaga, dove abbiamo visto la birreria artigianale, percorso che, come vi dicevo, io faccio sempre al contrario. Fatto in questo senso è veramente veloce, ma tra poco arriveremo ad una svolta che gli organizzatori ci hanno regalato anche a me, perché è un sentiero che io non faccio mai quando corro a Bedonia, ed effettivamente ho scoperto veramente un posto, direi, più che carino, veramente bello, uno scorcio particolare che adesso vi mostro. Qualcheduno potrebbe dire che gli organizzatori sono stati cattivi, che invece che farci andare direttamente in centro paese con poco più di un chilometro l'hanno voluta allungare, ma vedendo queste immagini ditemi che hanno fatto male. Non credo proprio, specialmente arrivati a questo punto dove lasciamo il sentiero principale e andiamo in fondo a questa piccola gola lungo questo sentiero, sempre in terra battuta, semplicissimo e non troppo impervio. Passiamo un ponticello in legno meraviglioso e andiamo appena sopra a Bedonia, quartiere Cif, una perla. Io, arrivato a questo punto, non faccio altro che salutarvi. Siamo praticamente arrivati. Alcuni pezzi di questo percorso potrebbero variare tra un sentiero vicino e uno sottostante, mi hanno detto gli organizzatori, più che altro proprio per sistemare e dare gli ultimi ritocchi a questo meraviglioso percorso. Personalmente sarò alla partenza della 25. Vi saluto e ci vediamo il 5 di maggio.